Si è svolto nell'ambito della fiera Key di Energy Transition Expo il convegno Transizione energetica, le comunità solari e la responsabilità d'impresa, organizzato dal Tecnopolo di Rimini in collaborazione con Uni Rimini, Centro per le comunità solari, SGR Efficienza energetica, Riviera Banca Credito Cooperativo e Level 4. Il Comune di Rimini, diciamo, sta portando avanti un progetto per una prima comunità energetica rinnovabile che coinvolge due caseggiati ACR, rispettivamente in via Darwin e in via Padre Gino Lega, e anche una scuola in via Mirandola. Quindi le zone coinvolte rientrano nella medesima cabina primaria, ma sono zone di Spadarolo e di Viserba. E diciamo che è una comunità solare su cui teniamo molto, e avrà delle installazioni fotovoltaiche sopra i tetti di questi edifici pari a 250 kW di potenza installata, e dovrebbe poter far aderire anche numerose famiglie che abitano negli medesimi caseggiati o anche nelle vicinanze. Gamification non è altro che, diciamo, una spinta che si può dare alla motivazione dei soggetti nel compiere delle azioni, in questo caso proattive nei confronti dell'ambiente, attraverso un meccanismo di gioco, anche se il contesto non sarebbe assolutamente quello del gioco. E diciamo che le persone che aderiranno o che aderiscono in generale ad una comunità energetica rinnovabile o ad una comunità solare, come nel caso della comunità solare ideata sostanzialmente dal professor Setti, e si tratta di rafforzare quei comportamenti che motivino le persone ad utilizzare dispositivi elettrici nel momento in cui gli impianti fotovoltaici stanno effettivamente producendo energia. Questo in modo tale da creare l'autoconsumo, che poi è il meccanismo incentivante che fa anche ottenere dei premi o delle ricompense dal punto di vista un po' delle modalità di gestione di queste tipologie di impianti dal GSE, che è gestore dei servizi energetici.